Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento, del santuario di San Pio da Pietrelcina. Ci troviamo proprio davanti al santuario di San Pio da Pietrelcina, il grande santuario consacrato nel 2004. Oggi vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive il 27 maggio del 1914 a Padre Agostino, dove racconta quello che sta accadendo alla sua anima, ovvero lui racconta: il mio spirito, caro padre, è gravemente oppresso in questo momento. Sembrami che la vita mi si arresti, il cuore mi si sprezzi dell'acutissimo dolore dal quale son tutto compreso. Fortissime tenebre si vanno addensando sull'orizzonte del mio spirito, le quali solo la misericordia di colui che le cagiona le può e le deve diradare. E intanto l'anima mia, dice Padre Pio, marcirà sotto il peso delle sue infedeltà verso l'autore della vita. So che niuno è mondo innanzi al Signore, ma la mia immondezza, scrive Padre Pio, non ha confini dinanzi a Lui. Nello stato presente in cui il pietoso Dio, nella sua infinita sapienza e giustizia, si va degnando di alzare il velo e manifestarmi gli occulti miei mancamenti in tutta la loro malizia e bruttura, mi veggo così deforme, scrive Padre Pio, che le stesse mie vestimenta mi sembrano che hanno orrore della mia lordura. Ciò succede perché il fosco quadro non viene rappresentato già da un uomo con cui agevolmente l'anima potrebbe scolparsi, ma viene bensì rappresentato da Dio, che in questo momento vuol farla anche un po' da giudice senza appello. In questo stato nessuna creatura, né umana né angelica, si può interporre per quanti meriti essa abbia tra la povera anima e Dio, giudice, riproducente questo fosco quadro. Oh, felici giorni di mia vita, scrive, quando il dolcissimo mio bene era con me ed abitava dentro il mio cuore, dove sono andati? Noioso è per me il vivere. Mi si lasci, oh Dio, libero il corso ai lamenti nell'amarezza del mio cuore. Non volere rammentare, oh clementissimo padre, adesso le colpe della mia giovinezza, che tu già le avevi dimenticate. Lascia, oh mio Dio, che io pianga sulle mie iniquità. Molto meglio sarebbe stato per me se innanzi che occhio umano mi avesse mai visto fossi perito dentro l'alvo materno. Questi sono i lamenti che va facendo l'anima mia in questo stato.